celebrare l'inaugurazione di questa mostra a Palazzo Butera, che è il palazzo di città e quindi è il palazzo dei bagheresi, ma non solo. Io non entro nel merito della mostra, perché poi saranno gli altri che spiegheranno meglio anche le fotografie e quello che il percorso che vivremo. Io vi racconto quello che noi stiamo cercando di fare, e per poter fare ciò che noi abbiamo in mente abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, e quindi anche del Rioclub. L'ho detto quando è stata eletta presidente Teresa. Molto spesso noi parliamo delle negatività che abbiamo, che sono tante, non c'è dubbio. Però io credo che ci sono tante cose positive che abbiamo, tante capacità che ne abbiamo, tante caratteristiche che ne abbiamo, che dobbiamo far risaltare. E credo che per fare un percorso di rinascita di una città non lo può fare soltanto il sindaco, che da solo può fare ben poco, non lo può fare soltanto l'assessore o la giunta, ma lo si può fare tutti insieme. Società civile, come usualmente si dice, ma anche io sono società civile, perché io prima che fosse il sindaco facevo parte della società civile, quindi non è che cambio, è un'unione, una commissione tra associazioni, istituzioni, uomini di cultura, mondo della scuola per un percorso. Io credo che la bagheria sia sulla buona strada. Perché? Sarò breve, però è opportuno che noi abbiamo chiaro l'obiettivo quale deve essere. Bagheria è una città che è stata sventrata da una forte speculazione, edilizia degli anni 50 e 60, col famoso sacco edilizio che ha coinvolto Palermo ma anche Bagheria, una città dopata che ha vissuto per molto tempo sulla speculazione edilizia e che ha avuto una linea di confine, che è stata il 2009. Nel 2009 c'è stata una crisi internazionale che ha coinvolto anche la città di Bagheria, dove molti ragazzi, molte persone sono state costrette ad andare fuori perché qua non hanno avuto la possibilità di potersi affermare. Tutti coloro i quali hanno avuto la possibilità di rimanere hanno investito su loro stessi. Su che cosa? Chi ha creato attività ricettive? A Bagheria abbiamo 1000 posti letto come strutture extra alberghiere. Molto spesso noi ci lamentiamo che non abbiamo strutture alberghiere, perché la più vicina è il Domina, ma dovete sapere che a Bagheria ci sono 1000 posti letto di ragazzi che hanno creato B&B e che riescono a occupare buona parte dell'anno con turisti che vengono da fuori. Ci sono molti ragazzi che hanno investito sull'agricoltura e nell'agricoltura, molti ragazzi che hanno investito nell'arte, nella cultura e nella ristorazione, che è una parte della nostra caratteristica bagherese. Questo che significa? Significa che la crisi ha portato tanta negatività ma anche positività. Io penso che il bagherese si possa inserire seriamente tra Palermo e Cefalù, perché non siamo né Palermo né Cefalù, ma siamo una cosa diversa, in un percorso culturale, artistico e anche turistico, perché abbiamo una frazione marinara come quella di Aspra che, se rivalutata bene, può diventare tra i più bei borghi d'Italia, ed è una cosa a cui ne stiamo lavorando. Per fare tutto ciò dobbiamo parlare di cultura. Nel 2011 ci fu un ministro della Repubblica che, nel periodo di crisi che ci fu, disse: con la cultura non si mangia. Io penso che invece Bagheria con la cultura può mangiare, perché quando noi parliamo di cultura parliamo di tutto. Perché la cultura è tutto, se è fatta bene e se è messa al sistema. La possibilità di poter inaugurare mostre, la possibilità di poter inaugurare mostre fotografiche, la possibilità di poter realizzare un cartellone della cultura con una serie di attività è proprio quello che dice Teresa: dobbiamo mettere tutto al sistema. Giorno 19 siete invitati ufficialmente alla riapertura definitiva del giardino, di uno dei più bei giardini all'italiana del meridione d'Italia, che è il giardino di Villa San Cataldo, che rimarrà aperta per ridare e riconsegnare alla città un giardino che può diventare anche un parco urbano. Lì verranno destinate delle unità di personale comunale che all'inizio sono state un po' restie ad andare a Villa San Cataldo, ma Villa San Cataldo deve rimanere aperta con degli orari per dare la possibilità ai bagheresi non solo di poter visitare il giardino, di poter stare lì, di poter passeggiare con le famiglie. Chiedo ufficialmente a voi una mano d'aiuto, perché lì abbiamo anche delle strutture da poter utilizzare. Giorno 19 ci sarà una rappresentazione di Salvo Piparo. Entro dicembre verrà
si terminerà la ricostruzione del teatro Butera. Abbiamo ricevuto un finanziamento del teatro Branciforti, perché? Perché poi questi contenitori li dobbiamo riempire di contenuti. L'idea nostra è, dal prossimo anno, poter creare un cartellone di attività teatrali, musicali, di nicchia, perché è chiaro che è un teatro di 180 posti, quindi, però è dare la possibilità non solo ai bagheresi ma anche ai palermitani di poter venire a Bagheria. Poter venire a Bagheria e rivedere Bagheria nel 2019 così come era stata ideata dai palermitani stessi che si trasferivano a Bagheria perché avevano le ville e soggiornavano qui a Bagheria. Adesso i palermitani non devono venire a Bagheria per soggiornare nelle ville, ma devono usufruire delle ville, ma devono poter vedere Bagheria come un nuovo polmone culturale collegato a Palermo, perché da soli non abbiamo dove andare, ma con le sue caratteristiche. La Fondazione Buttitta la stiamo riportando a Bagheria, perché già abbiamo deliberato in giunta la convenzione tra il Comune di Bagheria e la Fondazione Ignazio Buttitta, perché Ignazio Buttitta è patrimonio siciliano e patrimonio nazionale, ma è bagherese ed è giusto che la Fondazione ritorni a Bagheria e faccia attività a Bagheria nei locali di Via Pittalà. Quindi stiamo creando tutte le condizioni affinché Bagheria con la cultura può anche campare. È una parte di un indotto che noi piano piano vogliamo rimettere in piedi, ma è questo. E la riteniamo una parte fondamentale. E questi piccoli germogli di vivacità a Bagheria, io almeno li vedo tutti. Tutti parlano delle negatività che ci sono, dobbiamo migliorare il servizio dei rifiuti, abbiamo il problema dell'acqua, ma non possiamo pensare a gestire il comune pensando soltanto a questo. Se no, io non mi, se avessi pensato soltanto di gestire le criticità, la figura del sindaco non sarebbe stata quella adatta, probabilmente ci voleva un commissario, un tecnocrate. Siccome non sono né commissario né tecnocrate, accanto ai problemi, insieme alla giunta, dobbiamo pensare alle positività e abbiamo bisogno di voi. Cioè ci vuole un percorso comune dove noi stessi parliamo delle cose belle che noi abbiamo. Le ville del comune e quindi della cittadinanza devono essere aperte alla cittadinanza, così come sarà Villa San Cataldo, che è dato incomodato d'uso. Giorno 21 ci sarà un'importante mostra a Villa Cattolica e anche su Villa Cattolica stiamo pensando di creare qualcosa di diverso. A Villa Cutò stiamo iniziando a parlare di museo del cinema e casa del cinema a Villa Cutò, tant'è che abbiamo avuto finanziato un relamping di tutta la via consolare da Villa San Cataldo fino a Villa Cattolica passando per Villa Cutò. Quindi ci sono una serie di iniziative che noi con molta umiltà stiamo cercando di portare avanti, con tutte le difficoltà che abbiamo e con tutte anche le incapacità che noi abbiamo. Però sicuramente noi non ci facciamo trascinare dalla negatività. E parlare di positività è bello, è bellezza, e questa mostra si inserisce pienamente in questa visione che noi abbiamo, dà uno schiaffo, non dobbiamo mai dimenticare, alla mafia. Io lo ripeto più volte negli incontri che facciamo, perché la mafia ha cambiato pelle, ma la mafia dove c'è la negatività prospera, dove c'è bellezza e positività, soprattutto dove c'è cultura, la mafia o la microcriminalità o la criminalità, come la vogliamo chiamare, ha difficoltà ad attecchire. Questo percorso lo dobbiamo fare insieme. Quindi quello che noi vogliamo testimoniare è questo. Per fare questo abbiamo bisogno di voi, di tutti voi, della collaborazione di tutti per fare un percorso insieme. Quindi io vi ringrazio e con l'occasione vi auguro di passare e di trascorrere sicuramente qui una buona serata, ma di poter visitare tutte le attività culturali che abbiamo messo in campo da qui fino a gennaio 2020. Quindi grazie. Angela Scafidi, alzo il volume dell'altra parlante, per potervi dire che sarei rimasto spiazzato con questo invito, perché è vero che con Angela ci conosciamo da molto tempo, è benissimo, anche se non ci siamo messi molto ultimamente, sono parecchi anni, siamo un po', ce l'abbiamo qualche rapporto, non ce l'abbiamo. Però devo dire che sono rimasto spiazzato perché ho detto fra me e me, io Nicola Scafidi, qualcuno l'ha chiamato Nicolò, non so se è corretto, lo conosco per fama, io conosco Angela, che è una grandissima fotografa, lo possiamo dire, degna figlia d'arte. Però io Nicola Scafidi lo conosco per fama, cioè non sapevo onestamente, al di là della sua
rinomanza per il cognome, non sapevo esattamente di che cosa si trattasse, però non me la sentivo di dire di nuovo ad Angelo, ho detto che qualcosa troverò da dire, e mi sono documentato e ho scoperto che in fondo io Nicola Scafidi lo conoscevo benissimo, ma lo conoscevo veramente bene, perché una delle cose che mi ha colpito più di tutte nella mia ricerca frettolosa, devo dire, degli ultimi tempi, anche perché dovevo cercare di organizzare un po' tutto, ringrazio il sindaco e l'assessore per aver menzionato questa mostra che è nata un anno fa e quindi molto impegnativa. Però io Nicola Scafidi lo conoscevo perché la figura di Salvatore Giuliano che noi vediamo l'ha fatta lui. La fotografia è stata scattata da lui con un rischio personale che non è meno importante di quelli che hanno corso i nostri procuratori aggiunti, i nostri giudici. Perché dice la leggenda, però mi fa piacere che Angela qui ci può smentire o confermare, che lui fu legato perché ovviamente era interesse del bandito non essere riconosciuto, almeno localizzato, allora non c'era Google Maps, però diciamo che fu bendato. E lì si vede il coraggio del fotografo che è anche il cronista, che è una figura al confine con il letterato, con letterato d'assalto, direi, o col procuratore d'assalto, no? C'erano i creatori d'assalto che facevano. Bene, lui era una figura coraggiosa, questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio, cominciamo a delimitare il campo. Poi ho scoperto che ha fatto anche il Gattopardo. Cosa ha fatto lui del Gattopardo? Perché detto così, abbiamo detto tutto, non abbiamo detto niente, perché il Gattopardo è un universo che va dallo scrittore, all'Luchino Visconti, regista. Qualcuno si sofferma su Alain Delon, qualcuno su Bart Lancaster. Dico, ci sta tutto, dico, le signore sorridono ovviamente. Per noi uomini c'è anche un capitale, quindi non lasciamo scontenti neanche i maschietti, che non è poco. Dico, al netto delle loro bellezze, perché erano anche uomini belli, rappresentavano una Sicilia molto bella, che ovviamente io non aspettavo che lui passava da Salvatore Giuliano alle scene del Gattopardo, inteso come set cinematografico. Perché io vi garantisco che, non so se voi avete avuto mai la possibilità, ma penso di sì, dico, lo do per scontato, ma io ce l'ho avuto il tentativo di, in passato l'ho avuto il tentativo di avvicinarmi a un set cinematografico, non è che ti fanno avvicinare, sono veramente molto molto gelosi. Poi si dice che Luchino Visconti non fosse una personalità così, così semplice, così generosa nei confronti, sì, generoso sì, ma non limpido, diciamo, molto sanguigno. Non mi nascondo che l'impegno è stato notevole, da settembre che organizziamo, che ci incontriamo con il sindaco, il vice sindaco, con la presidente per cercare di far riuscire questa mostra, che è una mostra importante, perché questa mostra è stata presentata recentemente alla Casa del Cinema a Roma, a Villa Borghese, e grazie all'amicizia del club con Angela siamo riusciti a ottenere che venisse presentata anche a Padiglia in questo diciamo, periodo natalizio, e grazie alla collaborazione del comune siamo riusciti a far mettere anche questa iniziativa nel cartellone della cultura di Padiglia, perché questo è un momento veramente di cultura che noi abbiamo donato gratuitamente al comune di Padiglia e alla collettività, perché Padiglia per la sua storia merita momenti di cultura, perché con questa nuova amministrazione c'è veramente un risveglio di attività e di interesse, di bisogno di far vedere e mostrare il bello alla collettività, perché quando si mostra il bello si mostra una cosa che crea una sinergia, una simpatia poi tra la città e l'amministrazione. Quindi, ringrazio l'amministrazione, ringrazio la Presidente, ringrazio Angela per la fiducia che ci hanno dato nell'organizzare questa cosa, e intanto do la parola al Vice Sindaco che introduce da parte sua la serata. Grazie Totò, grazie a tutti voi intervenuti, grazie principalmente alla famiglia, grazie allo Splendor, a Teresa. Ringraziamento particolare alla Presidente, Totò e Stefano Battaglia, sono stati tutti e tre eccezionali nell'organizzazione di questo evento. E per me e per il Sindaco, che
abbiamo promosso questo cartellone culturale, è un onore ospitare eventi in Calorico di questo taglio, perché ricostruire con forte realismo quella che è stata la nostra Sicilia, in particolare proprio per la Scafidi, che voi sapete tutti, non ha bisogno di presentazioni, ma è uno sguardo così reale, così a volte crudo, così assolutamente realistico appunto su quello che è stato lo spaccato di un secolo scorso, è per noi importantissimo ed è un vanto che dobbiamo assolutamente rimarcare, e io sono sicuro che questa mostra verrà visitata il più possibile e noi la promuoveremo il più possibile, perché io ritengo è una mostra questa sul cassetto del Gattopardo, dove vi sono fotografie che richiamano il backstage, gli attori, la lavorazione, quindi una mostra arte nell'arte, perché si parla di fotografia, si parla di cinema, si parla di un romanzo che è stato vincitore del premio Strega, e quindi è assolutamente, posso dire, una matriosca che contiene ancora la bambina più piccola, il romanzo, il cinema, la fotografia, ma si parla soprattutto di Sicilia. Per noi è questo il messaggio principale che ritengo debba essere dato. Si parla di Sicilia nella chiave più realistica possibile, la Sicilia che ha dato tanti talenti all'Italia e al mondo intero, la Sicilia che è ricca delle sue contraddizioni, la Sicilia poverissima, ma la Sicilia capace di ricordare una nobiltà che si manifesta per esempio nel set delle foto. La Sicilia che è dei quartieri di Palermo, famosissima, gli Scafidi, non posso dimenticarla, la foto che ritrae il bambino in catene, perché la mamma aveva paura che fosse rapito, che lo svestissero, e quindi ci saranno sicuramente tantissime aneddoti e tantissime storie dietro ogni foto. Ma una Sicilia che trova sempre la forza di dare il meglio di sé nella sua interpretazione più pura, cioè ciò che di bello ha da offrire alla nostra Italia e al mondo intero. Noi stiamo lavorando tanto sul percorso di rivalutazione di quello che è il bello, l'hai detto tu nelle tue parole, quello che dice sempre il sindaco, e col sindaco abbiamo dato, ecco, come linea guida del nostro mandato, quello di parlare delle cose positive della nostra terra e della nostra comunità, pur sapendo che ci sono tantissime difficoltà. E in questo cartellone culturale l'evento di oggi occupa certamente uno spazio principale. Ne eravamo consapevoli, il richiamo che sta avendo anche a livello mediatico, giornalistico, ce lo conferma. E tra l'altro poter offrire una mostra che in qualsiasi parte del mondo sarebbe a pagamento, sarebbe a pagamento, sarebbe con uno sbigliettamento, e noi invece la offriamo in maniera gratuita, non solo ai cittadini bagheresi, ma a tutti coloro che vorranno vederla visitare, per noi è una cosa importante. Quindi io ritengo che l'arte debba essere per tutti, perché anche coloro che magari si approcciano con un contenuto non adeguato a vedere delle opere d'arte, però poi lo sviluppano, si incuriosiscono, approfondiscono, studiano. Quindi l'arte è certamente un motore immobile capace di far crescere una comunità, una cittadinanza, e di far crescere insomma la nostra società. Per questo io vi ringrazio di questa mostra, e sono convinto che in questa settimana sarà molto visitata. Mi hanno chiamato tantissime persone per sapere insomma quando fosse visibile. Stamattina ho personalmente aperto in anteprima ad una coppia di turisti romani che si trovavano a Palermo e sono venuti appositamente per vedere la mostra, e poi li ho mandati a Villa Cattolica, che era chiusa, ma li abbiamo fatti entrare per vedere il museo Ottuso. Ed è quindi questo un episodio che mi fa capire che qualcosa si muove, continua a muoversi, non dico si inizia, perché non si è mai fermato, continua a muoversi, e ci dà la speranza come amministrazione di lavorare con la possibilità di lasciare realmente qualcosa di concreto. Quindi gli sforzi non sono vani, quindi quello che si fa ha realmente la possibilità di lasciare qualche cosa alle persone, e credo questa sia la gioia più bella che un amministratore possa provare. Quindi vi ringrazio ancora. Devo concludere proprio per avere l'opportunità semmai di ringraziare tutti voi. Cominciamo da Angela Scafidi, che noi
che ci ha dato questa bella opportunità. Terza generazione di fotografi, se non ricordo male, e che quindi ci ha portato questo patrimonio familiare, ma che è un patrimonio artistico. Poco fa ascoltavo Daniele che parlava di matriosche, a me dà pure la sensazione di una catena, no? Si parte da quella che è l'opera letteraria, che sappiamo il valore, l'importanza di quest'opera, poi si passa attraverso il cinema, attraverso la fotografia, sappiamo che sono tutte le forme di arte ormai ufficialmente riconosciute. E avere l'opportunità di stare qui in realtà a passare una mezz'oretta con il bello, come dice il sindaco è il paladino insieme all'assessore alla cultura, di questo bello nostro della Sicilia, della nostra terra, anche quando questo viene valorizzato da artisti e personaggi che non sono siciliani. Io sono un pochino contraria a dire che solo in Sicilia c'è il bello, che solo noi siciliani siamo bravi, eccetera. È bello quando c'è la commissione, è bello quando c'è la contaminazione, quindi se qualcuno viene e sa, conosce una tecnica meglio di noi e però la utilizza per valorizzare quella che è la nostra ricchezza, ben venga. Poi volevo ringraziare Salvatore Belladone che fortemente ha voluto portare avanti questa iniziativa e Stefano Battaglia che ha lavorato pure tanto e tutti quanti, il comune che è stato molto utile, arrivo per essere qui a portarci diciamo anche un altro pochino di luce dopo che finirò io di dire quello che posso, ma lui è anche lui un artista. E poi per ritornare a quello che diceva Daniele Vella, sarebbe opportuno e sarebbe molto bello se queste iniziative non rimanessero slegate e quindi mi piacerebbe tanto che la cultura entrasse a sistema, no? Tanto grazie alle istituzioni pubbliche, ai Linus, e grazie alla città di Bagheria che comunque mi ha accolto. Prima di entrare nel vivo della mostra faccio due o tre accenni su quello che è un po' emesso da quanto detto finora. Allora, mi piace, giusto per un discorso di correttezza letteraria, riferirmi alla foto di cui parlava l'assessore, del bambino legato al palo con la catena nudo. In realtà non era perché aveva paura la mamma che venisse, potesse essere, diciamo, preso, violentato o altro, ma soltanto che la madre andava a lavorare, non sapeva a chi lasciarlo, siamo a fine anni 50, nel quartiere della Padania di Palermo, e siccome era gente molto povera, lo lasciava nudo perché i vestiti non c'erano e quei pochi dovevano servire per tutto e tutti, e tutte le circostanze, e dice almeno meglio legato qua in modo tale che lo ritrovo appena finisco di andare il mio turno di lavoro, piuttosto che non si sa che fine possa fare mio figlio. Quindi questa è la, diciamo, la lettura reale. La creazione originale. Esatto. Per quanto riguarda Salvatore Giuliano, perché mio padre è riuscito a fotografarlo? Perché mio padre era un separatista, credeva molto nel separatismo. Salvatore Giuliano è stato l'emblema di questo movimento e quindi conosceva molto bene Mariannina Giuliano, la sorella. Quindi quando gli fu detto io vorrei fare questo e quest'altro, insieme a Mauro De Mauro, furono messi in una macchina, bendati, poi per un certo punto salirono su di un mulo per raggiungere il luogo della montagna, dove poi successivamente mio padre fece le foto, furono nuovamente ribendati e scese. Un altro aneddoto che non è stato qua citato, però che mi piace ricordare, è purtroppo quando cambiano le cose, sono due in realtà. La prima donna che parla contro la mafia, Serafina Battaglia, perché gli fu ucciso il padre, il marito e il figlio. Il figlio, non voleva. Esatto. E non voleva essere fotografata, pure in quella circostanza papà era con Mauro De Lu, con Mauro De Mauro, per fotografarla c'era la Rolei, no? La macchina a pozzetto, quindi che faceva molto rumore rispetto anche alle macchine di ora, si mette in silenzioso e si risolve. Quindi c'era o il famoso colpo di tosse o che si spostava la sedia e la foto veniva fatta. Perché quando si usciva per i giornali, il giornale d'ora diceva il direttore tu devi uscire a fare questo servizio, si tornava con le fotografie, se no non si tornava. Cioè, l'obiettivo era servizio uguale foto, viceversa tu non torni. E
nei tempi dati dal direttore, però. Ultimissimo esempio, e poi entriamo nel vivo del Gattopardo, è il primo bambino ucciso dalla mafia, Torino Ricco Bono, nelle montagne di Tommaso Natale. Là è stato il momento in cui papà era sempre con Mauro, in piena notte rimasero tutta la notte davanti alla stazione dei carabinieri, successivamente, quando nelle prime ore del mattino con la luce veniva qualcuno, si muovevano i carabinieri, li hanno seguiti. In questa maniera mio padre è stato l'unico ad avere le foto del primo bambino. E da là mio padre ricordava sempre, è cambiata la mafia, si è fatto cenno sulla mafia. Mio padre ha fotografato giudici ammazzati, mafiosi pieni di sé al funerale del mafioso di turno, eccetera, eccetera, con accanto il prete di turno, no? Ha fotografato tutto questo, ha preso anche parecchie botte, perché per esempio quando era stato a Liggio, lui ha fatto la foto e il detenuto poi ha dato un calcio alla macchina fotografica, facendo andare mio padre in ospedale, facendo volare la macchina fotografica con la classica padella, che era il flash dell'epoca, la cosiddetta padella con la fonte. Però papà non amava solo, diciamo, lui era, documentava tutto. Quindi lui fondamentalmente raccontava la Sicilia a 360 gradi. La Sicilia anche nel cinema. Lui, oltre sì aver fatto le foto del Gattopardo, di cui parleremo più nello specifico, è stato il fotografo di Rosi per tutti i film che ha girato in Sicilia, è presente in molti altri set fotografici. Allora, andiamo sul Gattopardo. Gattopardo, perché mio padre si trova a fare queste foto? Nelle foto che vedete, entrando diciamo sulla destra, ci sono le prime foto sui sopralluoghi. Perché Visconti era molto amico di Nisticò, che era il direttore del giornale L'Ora. Disse Nicola e disse Nisticò: Vittorio, io ho bisogno di fare dei sopralluoghi perché vorrei girare un film abbastanza importante. Da là Nisticò gli disse: guarda, l'unica persona che ti può aiutare per tutta la Sicilia è Scafidi, che è il mio fotografo. Ma c'è una condizione, che se questo film dovesse mai andare in porto, tu ogni volta che io dico viene Scafidi o Scafidi vuole venire, non gli devi dire niente. Semplice, ecco, scoperto l'accade, nulla accade per caso. E quindi di fatto mio padre si trova al sopralluogo, è l'unico ad avere le foto dei sopralluoghi, quindi ci sono c'è Villa Bosco Grande dove hanno girato gran parte del film completamente distrutta, ripresa messa a nuovo negli arredi, nei corredi, nell'allestimento del giardino della villa. Troviamo altre ville che poi tipo Palazzo Cutò di Santa Margherita del Danice, che però in realtà non fu mai set del Gattopardo, anche se fu la sede dove Giuseppe Lanza Tomasi scrisse il proprio romanzo. Insomma, questa è la parte iniziale. Poi andiamo agli arrivi. C'è una seconda sezione della mostra fotografica, sono tutti gli arrivi dei vari attori. Chi in aeroporto, chi al porto, eccetera, eccetera. Sugli arrivi e le partenze. La Cardinale contestualmente girava un altro film, quindi faceva spesso avanti e indietro. Una chicca del film è che nella scena del ballo, la famosissima scena del ballo, girata tra l'altro a Palazzo Butera, la Cardinale aveva questo vestito con delle stecche. Erano così strette che gli uscì il sangue proprio dalla parte del seno, quasi sotto il seno. Quando se ne accorse chiaramente Visconti, ma per puro caso, e lei gli ha detto: maestro, io non potevo fare altro che seguire i tuoi ordini. Cioè, le attrici che dicono questo a un regista. Oggi accade molto peggio, perché purtroppo spesso e volentieri le attrici arrivano pure in ritardo sul set e il regista deve dire: per fortuna è arrivata. Quindi come la società si evolve in questo senso, no? La mostra prosegue con tutte le scene del Gattopardo, le principali, che sono quelle di Piazza della Calza, fondamentalmente, Piazza Calza, Oratorio dei Bianchi, fino di Cimin, anche se qua la foto non è esposta per problemi di spazio, pure la scena di Cimin, dove là la Cardinale fece, all'interno del Gattopardo, la Cardinale ha un doppio ruolo, quella di Angelica e quella di sua madre. La scena della mamma fu svolta a Cimin, appunto nella scena del matrimonio a Cimin. E la cosa divertente è quando sono stata a Roma, una delle mie collaboratrici, nel vedere il film che non aveva mai visto, ha detto: secondo me questo film è una truffa, ridendo, no? Ho detto: ma che vuoi dire, Alessandra? Perché la Cardinale, o era la Cardinale o era sua madre, non poteva essere, perché in realtà ha il doppio ruolo. Quindi dice:
sono stata allora troppo stessa, troppo attenta effettivamente a un dettaglio che doveva sfuggire a molti, perché nel film, se vi ricordate, si parla della cardinale che è bella come il sole, ma che sua madre, si diceva nella gioventù, essere ancora più bella, per cui il marito la teneva sempre chiusa a casa e la faceva andare a messa alle 6 del mattino, alle 5, quando non c'era nessuno, completamente col velo coperto, perché non doveva essere vista. Ci siamo? Quindi c'è pure questo aspetto molto divertente. La mostra prosegue poi con quelle che sono le scene del backstage. Mio padre amava fotografare, oltre che gli attori principali, anche quelli che in realtà non erano gli attori principali ma erano fondamentali per il film stesso. E allora ci sono due scene con diversi tipi di comparse. Le comparse del popolo, con le scene fatte in città. E lì anche un aneddoto. In alcune foto noterete delle tende messe sui balconi. Questo perché le persone non volevano lasciare la propria casa. Archè Visconti dice, ma io come faccio a girare il film con questi affacciati alla finestra? L'unica soluzione è mettere le tende, dove durante il set, dall'interno, chi voleva, si vedeva lo spettacolo con le tende abbassate, però non venivano ripresi dall'esterno, e di conseguenza Visconti si poteva girare tranquillamente il suo film. Questi sono i piccoli trucchetti che chiaramente fanno la differenza anche di un grande, il quale Visconti è stato fondamentalmente. Poi mio padre a Palermo era un po' riferimento per tutto, no? Anche per le cose belle. E in particolare a Villa Egea, il famoso hotel Villa Egea, era un po' il padrone di casa. Quindi così come avviene oggi, anche oggi la situazione è molto più blindata, mio padre entrava, usciva liberamente, quindi il tempo libero a Villa Egea. Dei vari attori e artisti e anche dei Visconti, dei momenti di relax. Là sono pure documentati anche per questo motivo. Dove loro ormai dopo tre mesi di riprese vedevano mio padre come uno della truppa a tutti gli effetti. Vi leggesse da per tre mesi il quartier generale di Delon, della cardinale che andava e veniva, di Bert Lancaster che è stato qua per tre mesi fissi con la moglie, quindi diciamo si sono avuti il meglio di Palermo, che girava liberamente come vedrete in qualche foto in via Ruggero VII, angolo via Mariano Stabile, e si soffermava con le persone, quando in realtà oggi come oggi un attore da niente, già i bodyguard, cammina così col cappellino per non essere riconosciuto, gli occhiali, le cose, quando là parliamo di un divo di Hollywood che camminava con immensa tranquillità da solo, così, che si approcciava a chiunque, forse erano veramente questi i veri attori. E poi alla fine, questo io l'ho scoperto soltanto nella mostra di Roma, c'era l'anteprima del Barberini, al Cineteatro Barberini a Roma. Io mi ero domandata del perché ci fossero delle foto con alcune persone più in primo piano, quindi alcune file nello specifico, rispetto che delle panoramiche. E me lo dice la mamma di una mia carissima amica che ora abita a Roma, che appartiene all'aristocrazia palermitana, che mi dice perché sono tutte le mie amiche di Palermo, dell'aristocrazia palermitana, che per l'anteprima si sono spostate a Roma, e spostate a Roma con i rispettivi mariti, fidanzati, fratelli, sorelle, quello che è, per l'anteprima del film, dove intanto l'eleganza era l'eleganza, perché non si andava con un jeans e una maglietta. Ma poi è il concetto di queste persone. Ci sono quindi due tipi di comparse, le comparse del popolo, piazza calza, ok? Ci sono le altre comparse della famosa scena del ballo. Giustamente il principe del palazzo Gangi dice io non voglio gente del popolo, devono essere persone, tra l'altro alcune scene riguardano come mangiare, quindi che si sappiano comportare, io qua ho tutti gli arredi e corredi di un certo tipo del palazzo, del luogo che esistono ancora oggi. L'unica soluzione è che Gioacchino Lanza Tomasi, il figlio di Giuseppe, trovò tutti gli aristocratici di Palermo che fecero da comparse e giravano la notte in piena estate, morti di caldo ovviamente, perché fu un'estate veramente calda, e quindi c'era per circa 20 giorni, hanno fatto la scena che dura nel film un minuto e mezzo, due minuti, proprio del ballo, tutta la scena del ballo, per 20 giorni, hanno sacrificato le loro vacanze estive, questi ragazzi, questi giovani, universitari e non giovanissimi, per fare questa cosa. Ora questo sta a indicare che comunque la società è profondamente cambiata sicuramente, però quello che mi piace intanto è ricordare, io
fotografa e lo faccio con molta umiltà e tranquillità, non sono una grande fotografa, ma sono una fotografa. Per questo ti ringrazio, amico, ma sono una fotografa. Lasciami libero di pensare. Lo so, però dico, io nella mia umiltà, dico, devono essere gli altri a dire che le mie foto gli piacciono, riuscire ad apprezzarle. Ma io principalmente penso che è come se ci ricordiamo gli occhi di Falcone Borsellino, che da lei è stata la svolta, no? Da un punto di vista sociale in generale. È bello ricordarsi anche di coloro che hanno raccontato 50 anni di Sicilia, infatti nel caso specifico mio padre, attraverso le tue foto, che non sono solo morti ammazzati, ma sono quando veniva un Armstrong a Palermo, quando veniva, credo che è una giovanissima, come si chiama, la moglie di Albano, Romina Paola a Palermo, giovanissima, che è anche la fidanzata di Albano, cioè quando venivano questi personaggi fondamentalmente. E quindi anche una bella Sicilia, quando la Sicilia era veramente la culla della cultura.